Maria Laura, questa concorrente, o meglio ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2022, che ieri è terminata, c'è stata infatti la finale, è stata, ripeto, di nuovo eliminata da Bella Maria Laura, ex di Paolo Orosio, e avrebbe, diciamo così, manifestato una certa, chiamiamola, delusione nei confronti di Luca. In particolare, Maria Laura avrebbe detto: Luca mi ha pugnalata alle spalle. Perde dunque al televoto con l'ex nuotatore durante la finale di ieri, del 27 giugno. E così, diciamo che è sembrata molto legata a livello, chiamiamolo affettivo, al bellissimo Luca, questo ragazzo molto bello, il belloccio, cioè il ciucciato, tra virgolette, tanto che sembrava che tra i due fosse nato un flirt, no? Una love story, una storia d'amore. Ma in realtà, diciamo che non c'è stato questo idillio, questa storia d'amore, anzi una bella, brava e simpatica, ma Laura avrebbe manifestato, oltre che delle perplessità, proprio sul buon Luca, avrebbe anche però detto che Luca l'avrebbe pugnalata proprio alle spalle. E quindi diciamo che la bella Maria Laura avrebbe manifestato un certo, chiamiamolo malcontento, una certa quantità di delusione. La De Vitis infatti sarebbe rimasta sorpresa, ma anche molto delusa, perché nei giorni scorsi ci siamo detti delle cose, era meglio se avessi detto che non voleva andare al televoto contro due persone forti. Insomma, non aggiungo altro, però sembra che la delusione di Maria Laura sia stata veramente una delusione, azzardo a dire, cocente, completa, totale. Il video termina qua, iscrivetevi al canale, nella tua italiana, commentate, un saluto caro, a voi, da parte di ciò.